Buonasera care amiche, cari amici. Dopo vi dirò come si chiama quella montagna lì. Prima però vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10, ma soprattutto di mettere tanti like ai miei video, sempre dai 1000 ai 2000 come in queste settimane. Che montagna è quella? Mi sposto leggermente così forse la riconoscete, ma poi c'è un muro. La montagna è il Resegone. Il Resegone è la montagna sopra Lecco, perché la mia vita di appassionato di calcio, che segue ovviamente con cuore e trepidazione da anni il Milan, però quando c'è una partita di playoff intorno a Milano, io mi muovo e siamo venuti a Lecco perché c'è l'andata dei playoff di Serie C tra Lecco e Pordenone. Lecco ha eliminato l'Ancona, ho visto in televisione l'altro giorno, e Lecco-Pordenone, la partita di andata, c'è l'atmosfera delle partite dentro e fuori, no, perché c'è anche il ritorno, però sono venuto qua. Dopo aver vissuto il dramma dei tifosi del Borussia Dortmund, di Gelbe, i gialli, di Gelbe, loro sapete che c'è questo muro giallo che contraddistingue lo stadio, il Westfalenstadion di Dortmund. Dovevano vincere ed essere, dopo tanti anni, finalmente dopo tanto dominio del Bayern di Monaco, essere campioni. Giocano col Mainz, che non conta nulla, che non sono interessati a nessuna posizione di classifica. Il Bayern Monaco è invece a Köln, a Colonia, e dopo mezz'ora sbaglia pure un rigore, 2-0 per il Mainz, dramma. Poi il Bayern passa in vantaggio, dramma, e il Borussia Dortmund sfiora tanti gol, poi segna il Colonia, pareggio vuol dire per il Borussia Dortmund essere campioni di Germania, quando poi improvvisamente gol nel finale del Bayern Monaco, e il Bayern Monaco rimane, nonostante il 2-2 finale segnato al 95esimo, diventa il campione ancora di Germania. Un pomeriggio che ho vissuto come se fossi un tifoso del Borussia Dortmund. Io che 50 anni fa ho vissuto questa situazione, quando il Milan si è fatto battere dal Verona 50 anni fa, per poi essere battuto anche dalle radioline quando Cucurella ha segnato il gol per la Juventus a un minuto dalla fine. Capisco il dramma dei tifosi del Borussia Dortmund, che poi vedono anche la beffa, perché il Bayern decide alla fine della partita di mandare via Salihamidžić e Kahn, via i dirigenti, rimane Tuchel, ed è stata una decisione clamorosa. Abbiamo parlato di calcio internazionale. Proprio in questi minuti, mentre io sto mandando questo video, c'è anche una partita, io le ho viste un paio di partite, vi assicuro, se avete tempo e voglia di andare a vedere la finale di Championship tra il Luton e il Coventry, e altra atmosfera da Wembley meravigliosa per andare in Premier League. Parliamo di Milan che affronterà la Juventus domani, con i suoi migliori, con la formazione tipo, c'è solo o Messias o Selemekers, in questo caso è stato scelto Messias, con Diaz, con Leao, con Giroud davanti, con Tonali e con Krunic, con Ciao insieme a Tomori a fascia destra, Calabria a capitano, a sinistra Teo Hernandez e in porta Maignan. Una partita per portare a casa i tre punti decisivi per essere aritmeticamente. Ma vi do una bella notizia: il Milan vuole a tutti i costi cercare di arrivare terzo, perché per dimostrare che sì, il vantaggio grazie alla penalizzazione della Juventus è indubbio, però arrivare terzo vuol dire: signori, noi siamo arrivati coi nostri mezzi e coi mezzi di nessuno, perché non ci ha aiutato nessuno, siamo arrivati terzi. È un bello stimolo per cercare di portare a casa intanto i tre punti, ma avere un bello stimolo anche per onorare i tifosi che purtroppo domani non ci saranno. Sono oggi un gruppo 200 tifosi ad aiutare la popolazione
timbota, cioè tieni botta, la popolazione dell'Emilia Romagna, soprattutto della Romagna e di quell'Emilia, di quella parte dell'Emilia, che sono ovviamente ancora sommersi non solo dal fango, non solo dall'acqua, ma sommersi dal morale basso, che d'accordo tieni botta, ma alzare il morale non è facile. Vedere la natura, il lavoro di anni, i campi, gli alberi, e sono delle situazioni che non riusciamo a immaginare. È inutile che io dica, le capisco, non riesco a immaginarle, perché non è difficile vivere una situazione del genere, e la Curva Nord l'ha voluta vivere personalmente aiutando quella popolazione. Meraviglioso. E poi dicevo, un accenno di mercato. Ho detto che in formazione gioca Diaz. Non voglio dire che il mercato del Milan ruoti intorno a Diaz, ma al più presto il Milan vuole capire le intenzioni, perché si leggono tante cose. Abbiamo detto che Asensio è sul mercato, ok, però bisogna capire cosa voglia fare Diaz della sua vita futura al Real Madrid, cosa voglia fare il Real Madrid di Diaz. E lì ruotano 20 milioni, perché il Milan non va oltre, e sono 20 milioni che il Milan vuole capire se debba investire in Diaz. I dirigenti del Milan credono molto nel presente e nel futuro di Diaz, e oppure debbano girarlo, debbano investire questi soldi in altri giocatori nel caso che Diaz non sia possibile acquisirlo. Ecco perché prima vi ho dato il calendario dei movimenti del Milan: capire Diaz, i due centrocampisti, l'attaccante e la fascia destra. Questo sono i cinque, quindi l'attaccante sicuramente, poi si valuterà un'altra fascia destra, si valuterà se a sinistra chi mettere al posto di Rebic, se Rebic andrà via, capire se serve un terzo attaccante magari giovane, se Origi andrà via. Insomma, ci sono tante altre mosse, ma tutto parte dal discorso legato a Diaz, per capire i 20 milioni eventualmente da investire in Diaz, dove eventualmente posizionarli, dove eventualmente investirli. Ecco perché, pur non essendo il giocatore che ovviamente dalle qualità immense, ma secondo le strategie di mercato, questo è la chiave di volta per muovere, come una molla. Tu carichi e poi il giocattolino va avanti, perché c'è la molla caricata, in questo caso Diaz. E Diaz ne ha parlato bene ancora oggi Pioli. I tifosi, molti non vorrebbero investire questo denaro su Diaz, non so perché c'è questa scelta da parte di molti tifosi. Diaz è un giocatore utile, e per molti non è così utile da investire questi soldi, li investirebbero su altri soggetti, su altre figure, su altri ruoli. Però tutto partirà dall'attaccante, perché d'accordo i due centrocampisti, d'accordo la situazione Diaz, però se il Milan il prossimo anno potrà essere ancora più competitivo. Ho visto per esempio oggi un giocatore fuori mercato, per dire, ma la tipologia del giocatore è proprio Haller. L'abbiamo visto oggi nel Borussia Dortmund, un giocatore che segna gol, presenza fisica, forza, ecco, al Milan, sicurezza, esperienza. Al Milan serve un giocatore del genere. E chiaramente trovare un giocatore come Haller a prezzi intorno ai 20, 30, 35 è un po' complicato. Quindi questo, bisogna capire quanto sarà il budget del Milan. Mi sono anche un po' informato. Anche lì oggi non si può dire quale sia il budget del Milan. Dipende se il Milan andrà in Champions League. Quindi se il budget è 50, 60, 70, 80 cambia. Quindi bisogna aspettare la situazione legata alla Champions League per capire quale sarà il denaro che possano muovere i dirigenti del Milan, che non devono solo muovere denaro, devono anche cercare di cogliere le opportunità, di cogliere le situazioni favorevoli. Quindi questa è un po' la situazione. Però concentriamoci sul match contro la Juventus domani, un match che è importante per la classifica, fondamentale per la Champions League, ma anche un bel segnale da parte del Milan, dei campioni d'Italia, che vogliono chiudere il campionato da campioni d'Italia. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e
io adesso vado a vedere un bel Lecco Pordenone.